Quindi il problema delle nuove povertà, ecco questo termine nuovo, nuove è importante, sta a significare ovviamente nel processo in cui questo nuovo termine è emerso il fatto che oggi la povertà non sia soltanto più quella del non avere qualche cosa, quella dello star male ma poi trovare in qualche modo qualche supporto, ma è quella viceversa di vedere completamente saltato in aria il proprio esistere, la propria capacità di guardare le cose essendoci dentro, ma anche in un certo modo avendo la capacità di uscire dall'immediato, starci dentro e dal guardarle. La coscienza, noi sappiamo, rende molto più acuto il dolore di quanto lo sia l'incoscienza. Ora, il mondo di oggi è un mondo nel quale la coscienza della difficoltà, della drammaticità della quale noi ci troviamo è enormemente aumentata. E guardate un aspetto singolare, i giovani, voi avete parlato di giovani, giustamente. Ecco, i giovani sono, direi, quelli tra i poveri che attualmente hanno rinunciato in gran parte e fino a una certa generazione a prendere coscienza della propria drammaticità. E sono tutti quelli di quelle generazioni che per molto tempo si sono crogiolate in un consumismo che lasciava apparire tutto molto facile. E anche magari i familiari, i genitori non molto abbienti si indebitavano per fare in modo che il figlio avesse la motoretta come l'aveva il compagno del figlio. E ora questo non c'è più. Si dice a Napoli, molti di noi siamo napoletani, l'acqua è poca e la papera non galleggia. L'acqua è poca e l'occhetta non galleggia. Questo fa sì che i giovanissimi, i quali hanno cominciato a sentire l'urto del fondo, che non essendoci acqua non permette di galleggiare, quindi un urta contro il fondo, li rende molto più attenti. È come se si destasse una lotta contro quello che potrebbe chiamare la povertà, è una forma di povertà. Ecco, questo mi sembra che sia un elemento che solleciti ad affrontare il problema, soprattutto elaborando quanto più è possibile mezzi, strumenti, metodi per far sì che la gente acquisti coscienza, sappia della situazione nella quale si trova, non cerchi di non saperlo. Beh, io oggi ho mangiato più o meno bene, no, devo sapere che quel cibo potrebbe venirmi meno. Cioè la povertà non è solo quella innata, è anche quella potenziata. E quando noi ci rendiamo conto che la povertà è anche quella potenziale e possiamo esserne travolti, siamo tutti stimolati in qualche modo a prendere posizione. Questo mi sembra il primo punto di attacco. E naturalmente poi a tutte le domande che a lei ha poste, io non sono un economista, tantomeno uno statistico, quindi non sono in grado di valutarle, non sono in grado di trarne delle conseguenze comparative. Io dico soltanto che nel mondo, se anche ci fosse un solo povero, sarebbe un peccato mortale. Come anche l'uccisione di una sola persona è un peccato mortale. Peccato per voi soprattutto credenti, io non so quale sostantivo adoperare. Reato no, lo lascio agli avvocati, ai giudici, eccetera. Ma
c'è la più grave offesa, diciamo così, che si possa fare all'essere umano. Ecco, allora questo credo che sia il punto di partenza, cioè partire dalla consapevolezza che va sempre più approfondita della situazione e del carattere sempre più grave della situazione, delle minacce future, perché il presente lo si affronta soltanto se si è capace di guardare in faccia al futuro, il quale futuro, appunto perché non c'è ancora, è enigmatico. E lo dobbiamo riempire con i nostri progetti. Dove sono i progetti? Il mondo politico, almeno il nostro, che conosciamo più da vicino, è totalmente sprovvisto di capacità di progettare. Si litiga per un congresso prima o poi, ma non si litiga per come dare forma ad una società che si trova nella situazione nella quale si trova. Che questo sia il primo punto di partenza. Mi fermo non avendo detto niente, ma in qualche modo avendo tentato di entrare nella viva carne del nostro discorso. Non è affatto vero, non ho detto niente, perché c'è tutto il tema pienamente sviscerato da lei, e soprattutto queste osservazioni, forse questa è la prima volta che percepiamo le nuove generazioni come quelle che non riescono ad immaginare un futuro migliore dei loro genitori, di quelle che li hanno precedute. Questo è un dato che determina anche un certo scoraggiamento, determina anche una deriva nel mondo giovanile, e forse un ripiegamento su fenomeni che diventano acuti dal punto di vista patologico. Non voglio citare adesso questo caso della cronaca che tutti quanti abbiamo letto sulle pagine dei giornali, del ragazzo che si è ammazzato, l'avete visto tutti, però in qualche modo le povertà in questo senso diventano sempre più esistenziali. Lei ha parlato prima di esistenza, e c'è un problema direi esistenzialità delle povertà che è molto molto interessante. E poi l'altro argomento che poi magari potremmo sviluppare nelle domande successive è la crisi di progetto. Questo mondo è povero perché è un mondo in cui non si riescono a fornire nuove soluzioni e c'è una mancanza di progettualità a livello generale. Siamo fermi a elaborazioni 8-900esche che hanno tutti i loro limiti, ma che comunque sono le uniche risposte che, di fronte invece alle grandi trasformazioni e rivoluzioni nel campo tecnologico, digitale, abbiamo avuto, sono comunque quelle i punti di riferimento dai quali ripartire, perché c'è un'incapacità forse di provocare nuove visioni e quindi anche soluzioni prospettive. Io, allacciandomi a questi discorsi, darei la parola a Giuseppe Bova Crispino, che invece vuole rivolgere una domanda prima al professore Masurro, e dopo. No, penso che darei una domanda al padre Orchè. Rinnovo i saluti anche da parte mia e vi do il benvenuto, ci fa particolarmente piacere trovare questa sala di mezzo. Allora, padre Orchetta, nel Vangelo si parla di poveri di spirito come di beati, e il pontefice attuale non si ribella soltanto all'indigenza, ma anche al pericolo di omologazione e di egoismo insiti nel sistema economico e sociale odierno, che è stretto un po' tra una società del controllo e il pensiero unico. Nella convinzione che uno dei primi atti di aiuto nei riguardi dei poveri sia non solo quello di ascoltare il loro grido di dolore, ma anche quello di renderli protagonisti del loro stesso affrancamento, le chiediamo come far coincidere queste due diverse esigenze. Da una parte l'esigenza, anzitutto nobile sicuramente, della carità, e dall'altra, perché la prima purtroppo benché nobile non è sufficiente, quella di trovare dei canali da implementare per perseguire il progetto e la coesione sociale. Quali secondo lei possono essere questi canali da implementare, da coltivare nei vari ambiti della società perché questa coesione sociale sia riempita di contenuti, si
sia riempita di sostanza e non rimanga un mero principio retorico. In fondo è questa, no, la dimensione che, accompagnata alle istanze di carità, potrebbe in qualche modo riallacciare i fili di una società snodata, di una società disgregata. Quali canali occorrono secondo lei? Innanzitutto grazie Giuseppe per questo invito, volevo ridire grazie anche a voi per l'ascolto. Io prima di cadere però volevo mettere le mani avanti e dire che non sono un grandissimo studioso del tema, l'ho elaborato, lo accompagno e quindi stare davanti a voi per me è anche diciamo, una soddisfazione da una parte, ma anche un disagio e anche un onore dall'altra. Allora, per me il tema centrale è questo. Parlare di povertà potrebbe essere una trappola per noi ed un errore, perché noi dobbiamo parlare di poveri. Perché se noi non ripartiamo la categoria, la povertà diventa una categoria sociologica che esclude tutte le altre, che sono quella politologica, quella antropologica e soprattutto quella spirituale, di cui vorrei dire una cosa, perché dobbiamo ripartire da lì. Il fondamento. Quando Eco e Cardinal Martini dicevano noi ci possiamo trovare, il nostro ponte è la coscienza morale, anche noi siamo qui, professore, attraverso il dialogo che oggi ci siamo io e lei, domani potrebbero esserci un credente, uno che si dice magari non credente, ma su che cosa noi possiamo trovarci? Sui principi della coscienza morale. Quindi il ritorno alla coscienza morale, all'educazione e quindi all'esperienza della coscienza morale ci può dare una prospettiva che darebbe anche una, diciamo, una spiegazione anche a quella bella pagina di Kierkegaard quando diceva nei tempi di crisi, quando si deve parlare di poveri, le persone che vivono una crociera preferiscono ascoltare il cuoco piuttosto che la voce del Vaticano, scusate, del capitano, perché del cuoco loro vogliono il menù del giorno. Noi abbiamo paura di parlare di povertà perché la povertà fa saltare il nostro menù del giorno. Invece se noi riprendiamo e ci, diciamo così, ci combattiamo, anche a livello sociale e politico, che dirò qualcosa su questo livello, a uscire da noi stessi, a dire sta cambiando perché è già cambiata, il nostro mondo è già cambiato, il mondo che ci è piaciuto non c'è più, ma dobbiamo avere molta speranza nella comunità. Che sta sorgendo, diciamo. E sotto questo profilo, non avere paura di ascoltare questa voce del capitano, che è questa voce profondamente morale, di istanza personale, Bauman direbbe di istanza personale, che dice a livello istintivo l'io che incontra disinteressatamente il tu. Questo è il punto, io non devo segnare nulla sotto questo profilo, ma anche Levinas lo diceva. Allora, per ritornare al tema, io vorrei, per chiudere questa mia diciamo, prima risposta, raccontarvi quello che io ho vissuto nel vivere un'esperienza di missione attraverso i poveri. Io li ho osservati e loro ci mostrano che è possibile vivere in due modi. Allora, io questo l'ho vissuto in Colombia, nel Magdalena Medio, dove un padre gesuita sta togliendo le piantagioni di cocco. Tenete conto che la regione equivale quasi al mio Piemonte, quindi, e lì era quasi tutta coltivata di cocaina. Allora questo professore, che è un gesuita che ha studiato, è un economista, sta dando nuove coltivazioni ai campesinos, perché coltivano banana, cocco, eccetera, e non coltivano bene. Però i narcotrafficanti non solo ammazzano, ma torturano questi giovani imprenditori agricoli. Allora io ho visto che ci sono due modi di vivere la povertà. E l'ho vista anche in Cile, nella città di Atacama, in mezzo al deserto, in cui noi gesuiti abbiamo una piccola casetta vicina al capo mafia, diciamo, del luogo, e anche lì ho visto due modi diversi. Quali sono questi due modi diversi? O, come dice Calvino, accettare l'inferno e prenderne parte, oppure riconoscere che cosa è inferno e, diciamo così, iniziare a costruire il bene. Chiamiamolo così, in termini morali, in termini di coscienza morale, costruire il bene, fare il bene e anche farlo bene, questo è un altro discorso.
noi abbiamo, a volte siamo anche dei pasticcioni nel fare bene, ma comunque fare, utilizziamo fare il bene, perché Paolo dice la vita del male se la si può cancellare solo facendo il bene, questo è San Paolo. E poi io aggiungo, bisogna farlo bene, e quindi è la politica questa, questa dimensione. Allora questi poveri ci dicevano che chi accetta l'inferno spara, entra in una dimensione bene, che è che abbiamo il dottor Roberti, che è un maestro su questo, anche la dimensione dell'identità, come anche è il servizio che sta facendo per il paese, e potrebbe dirci tanto su questo, ma in fondo, anche se entriamo nelle carceri, qual è il punto? È che queste persone rischiano di vivere la vita non riconoscendo più il male che fanno. Perché? Perché la coscienza è assorbita, perché non ci sono condizioni di bene, non ci sono accessi, non c'è una distribuzione di reddito, e per vivere si arriva anche a questo. La seconda regola di Ignazio cosa dice? Se tu vuoi cambiare campo, diciamo, e dal male passi a fare il bene, sappi che il bene non è mai scontato, ogni mattina devi deciderlo di farlo. L'uomo morale dice: io mi alzo e voglio fare il bene. Quindi fare il bene significa non accettare la mazzetta, privilegiare processi inclusivi, non privilegiare solo se stesso ma anche gli altri, e rendere viventi e incarnati i valori che ci tengono insieme, come nella dottrina sociale della Chiesa, come nella Costituzione. Ogni giorno mi devo dire, mi devo fare bene, perché? Perché sennò il nostro istinto retroagisce e ci porta a fare il male. E che cosa dice quando tu fai il male e vai di male in peggio? Vivi piaceri apparenti. E che cosa sono i piaceri apparenti? Sono esattamente le dinamiche della droga, che per fare effetto il giorno dopo hai bisogno di una cosa in più. Quindi la dimensione, se volete, dell'onestà, della vita pubblica, del piacere, del governo di sé, tutta questa dimensione. Dall'altra parte invece, qual è la dimensione interiore spirituale che noi abbiamo per poter dire che la nostra testimonianza è inclusiva, quindi riduce le povertà anche che partono dal cuore? Quando uno si sente in pace e si sente sereno, perché una pace è una serenità che non viene da sé. Invece di far male, che cosa vive? Vive di rimorso. Cioè c'è una lucina rossa che non te la spiega nessuno, non devi andare a scuola, ma dentro è dentro il tuo cuore e dici: così io non posso andare avanti. Allora questi poveri mi hanno insegnato che cosa? Che noi dobbiamo scegliere come vivere, e loro che cosa ci chiedono? Loro ci chiedono, che cosa chiedono alla loro condizione? Di avere accessi di bene, di creare possibilità di costruire dimensioni di bene, protette da leggi, però anche le leggi, diventa tautologica la questione di dire che basta una legge per risolvere il problema della realtà. Deve esserci una coscienza personale e una coscienza sociale che riconosce ciò che è bene e ciò che è male. Nella nostra nell'esperienza della Costituente, che cosa ci ha salvato? Una coscienza sociale che era così alta, perché la coscienza era così stata umiliata dalla distruzione delle morti delle due guerre mondiali, che i nostri Costituenti hanno detto: ma noi possiamo avere due possibilità, andare avanti per come siamo andati avanti, oppure cedere un po' della nostra sovranità, e da lì iniziare a creare dei processi di bene, ed è uscita la Costituzione. E il nostro paese ha questa dimensione nei momenti di crisi, nel momento del terrorismo, eccetera. Il nostro paese regge, è un po' come la televisione, il nostro paese, diciamo, è vero che è un potere, ma non cade. Perché non cade? Perché è tenuto dal bene, e il bene si inziona, il male fa rumore. Quindi l'ultima cosa che voglio dirvi è questa: la povertà è da definire innanzitutto nel guardare i poveri e nel capire come loro vivono e le domande che ci fanno, perché molto spesso dalle nostre università escono teorie che parlano di povertà e non sanno che sono poveri, ma questo è un problema, è una tautologia, se ci pensiamo. Quindi c'è una dimensione spirituale, andare nella profondità della coscienza ed essere
siccome siamo esseri umani tutti, per il credente, se vogliamo riconoscere Dio come padre, dobbiamo sapere che noi siamo almeno uguali come fratelli, che si scannano, perché la Bibbia è anche una storia di fratelli che si scannano, però siamo fratelli. Quindi c'è un problema di dimensione tra povero e povertà che attiene al livello spirituale e teologico. C'è un problema di povertà, quindi l'ha già toccato lei, professore, che è sociologica e antropologica, e quindi attiene anche alla dimensione dell'educazione della coscienza. Allora su questo punto io voglio spendere solo un tema. I nostri giovani capiranno che cos'è il mondo della povertà se fanno esperienza con i poveri. Ed è per quello che nei nostri programmi dei collegi noi cerchiamo di mandare i nostri ragazzi negli ospedali, a servire nelle mense, in periferia, per capire che cos'è veramente la povertà, perché se non si ha esperienza della povertà non si può capire il povero. E quindi l'esperienza è fondamentale. Poi per noi gesuiti è importante la rielaborazione dell'esperienza, che non può essere solo personale ma comunitaria. E loro lì ci si aiuta a fare che cosa? A far nascere, e veramente chiudo, politiche contro la povertà, per i poveri, contro la povertà. Allora su questo che cosa possiamo dire? Che secondo me i nostri ragazzi, io li accompagno, il dottor Roberto verrà a farci una lezione, a Civita Cattolica mi sono passati quasi 800 in pochi anni per fare politica, per fare scuola di politica, scusate, perché è una generazione che inizia a avvertire che non è più sufficiente abdicare a questo impegno, a questa vocazione, la vogliono riprendere. E chi vogliono incontrare? Testimoni. Non vogliono fare più lezioni di quelle che fanno già in università, perché ci sono già tante, e hanno un'opinione loro. Ma vogliono incontrare persone che, rispetto a quello che dicono, cercano di viverlo. Quindi per quello che ho usato anche quello che dicono. E questa dimensione così provocante, così forte, che cambia la loro prospettiva. E noi dobbiamo partire da una prospettiva inclusiva, dove le nostre politiche siano inclusive. Allora, io personalmente vedo che il nostro paese è affetto da almeno 5 povertà, che sono grandi, grandi, e che sono una povertà di senso, vivere oggi il rito e la liturgia nei centri commerciali. Oggi la gente celebra non più nelle cattedrali, ma le cattedrali sono diventate i centri commerciali, che sono così spersonalizzati che uno quando va a Praga, va a Bogotà, va a Londra, entra nello stesso mondo. Guardate che è interessante antropologicamente questa idea. E ditemi voi se questa non è una povertà di ipnosi, dove c'è la stessa musica, eccetera. C'è anche una povertà di senso in cui, in un'epoca in cui le scelte sono a termine, e l'usa e getta, quello che diceva Paolo, anche sugli affetti, quindi ti ho consumata alla mia partner, dico, beh, ti cambio, perché ho già potuto abbastanza nel consumarmi. Allora, mentre questa dimensione è a termine, quindi a tempo, cosa c'è di perenne? Che ci si marca il corpo. E perché lo si fa? Perché c'è una povertà interiore così forte che si iscrive sul corpo, e lo fanno 13 italiani su 10, dove ci si scrive il nome di un amore che è finito, il nome del figlio che è nato, una data, una foto, un disegno, perché quello è simbolico. E io ho fatto un articolo qua profondo, questa cosa qui, e ho scoperto che non è sciocca la cosa, è antropologica, perché è la risposta a una tua povertà. Sei giovani su 10 vogliono lasciare il paese, ma questa è la nostra povertà, se non diamo una speranza ai giovani. Ieri siamo stati a colloquio con il presidente Mattarella e lui ci diceva, forse l'ha detto a me, io lo sottoscrivo sempre, è meglio di non parlare di un patto generazionale da ritrovare tra giovani e meno giovani, perché oggi il nostro paese secondo me è troppo gerontocratico. E se si va in America o in Inghilterra eccetera, ci sono qui la gestione del paese, ma anche nella compagnia, si hanno superiori che hanno
anni, 5, eccetera, sono persone straordinarie, però c'è sempre la paura di dare un giovane un po' di responsabilità nel nostro paese. Allora io dico, però non possiamo non dare responsabilità, almeno però applicare per i giovani criteri di giustizia e di solidarietà, perché non possiamo pagare un giovane uno studio 600 euro quando lavora per il lavoro degno deve essere pagato. Allora, questo è un altro tipo di povertà. Creare queste sacche, che sono sacche anche di senso, che sono sacche anche di persone che potenzialmente pensano che i poveri siano altri, mentre sono loro stessi, dove gli neghiamo la possibilità di farsi una famiglia, di affittare una casa, e questo è diffusissimo nella città, meno nei centri medio piccoli, perché lì è più la solidarietà tra famiglie, eccetera, è meno marcata della solidarietà della città. E l'ultima dimensione è la povertà del lavoro oggi non pagato. Cosa succede? Che secondo me, questo è il mio, mentre noi abbiamo avuto fino agli anni 90 una politica che comunque il lavoro lo ha pagato e lo ha riconosciuto, oggi la domanda di lavoro che vede anche molti immigrati che sono disposti a lavorare per quasi niente, ha praticamente aumentato l'offerta, ma ha abbassato il prezzo, perché la domanda e l'offerta si incrociano in un punto molto diverso, molto più basso rispetto a prima. Questa dimensione tocca la dignità della persona, perché il lavoro e i lavoratori nella nostra Costituzione è la seconda parola. Quindi i costituenti, quando dicevano o rilanciamo la dimensione di lavoro, o il paese si blocca, e veramente l'ultima cosa che voglio dire, se lo rilanciamo, noi lo dobbiamo rilanciare non in uno spirito capitalistico dove ci stiamo mangiando, perché ci stiamo mangiando e non c'è più nessuno che è contento a lavorare oggi, ma dobbiamo rilanciare uno spirito cooperativistico dove tutti insieme premiamo verso la stessa meta. Per la mia prossima domanda è poi. Sì, no, non so quasi. Dicevo, si sente? No. Sì. Allora, anche l'intervento di Padre Occhetta è stato denso, e poi lo sguardo esperienziale sui fenomeni, tipico poi della visione gesuitica del vedere, agire, giudicare, è chiaro nel suo intervento, cioè c'è proprio la matrice che conosciamo bene. E devo dire che avere portato il discorso proprio sui fatti, sulle persone, sulla carne viva, quello che ha detto il professore prima, entriamo nella carne viva, compendia perfettamente i due interventi precedenti. Tra l'altro c'è questa dimensione che li accomuna delle consapevolezze. Entrambi hanno fatto riferimento alle consapevolezze dalle quali discende poi anche la scelta etica di lottare contro le diseguaglianze che sono la causa delle povertà, e poi le soluzioni che sono difficili, però avere detto dobbiamo trovare il modo di dare accessi al bene, dobbiamo trovare la possibilità di sbloccare questa materia che sta diventando niente, perché ripeto, uno dei fenomeni più gravi che noi abbiamo in questo momento in Italia ma anche in Europa è il fermo della mobilità sociale, che è un problema che si ripercuote proprio su quei giovani che entrambi avete citato, i giovani professionisti, per esempio. Guardate che i giovani professionisti sono una categoria che si è allargata a dismisura e che comprende oggi come oggi tutti quei ragazzi che una volta erano assorbiti dal lavoro dipendente, che nella crisi del lavoro dipendente non hanno più spazio, diventano, non per scelta, per caso, per necessità, liberi professionisti, e questo vuol dire che c'è un problema a monte di disgregazione anche delle strutture del lavoro, e c'è un problema di disgregazione della coesione sociale alle quale facevi tu riferimento, che è una coesione sociale fondata sul lavoro, come poi l'articolo 1
della Costituzione, e poi dal lavoro la dignità, perché il veder riconosciuto il proprio lavoro è una gratificazione che dà soddisfazione. Quindi voglio dire, i temi sono molto interessanti, molto pratici, non è un dibattito teorico, stiamo entrando veramente nel tema. Per questo c'era quella tua domanda che volevi rivolgere al professore Masuto, che proprio si collega a questi aspetti che abbiamo detto anche con il ringrazio Dino. Volevo cogliere proprio per questa domanda uno spunto che ha offerto sia il professor Masullo sia il padre Ochetta.